Questo programma vi è offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia. benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa la chiesa nella città anche questa settimana vogliamo essere con voi l'ho detto la scorsa puntata intendiamo continuare a raccontarvi quello che accade nella nostra chiesa e non solo in questo momento così difficile terribile per tutti e allora vogliamo iniziare questa puntata che in altri tempi avremmo definito un poco speciale, ma che ormai speciale non è. È la normalità, le uniche cose che si possono fare giustamente, anzi scuserete se qualcosa non sarà magari proprio perfetto, calibratissimo, ma insomma lo capite. È comunque una comunicazione in qualche modo di emergenza. Dicevo, partiamo subito dall'Arcivescovo di Milano che ha voluto spiegare perché usa anche lui, e non se lo sarebbe aspettato, questo l'ha detto fuori dall'intervista, tanto i mezzi della comunicazione, i mezzi multimediali, la nostra emittente televisiva, canale 195 e anche Chiesa TV, e quale sia il suo desiderio di vicinanza. In questo periodo così strano e drammatico io sto cercando di imparare eh, di dare un contenuto più preciso a quella che si chiama la vicinanza spirituale ecco la vicinanza spirituale non è propriamente la vicinanza virtuale mi sembrano due cose diverse però questa cosa dello spirituale eh, dobbiamo un po' impararlo ecco noi siamo vicini spiritualmente eh, perché siamo in comunione eh, grazie allo Spirito Santo, ecco ciò che ci rende vicini. Quindi io desidero essere spiritualmente vicino a tutti eh, perché lo Spirito Santo eh, ci fa diventare Chiesa, quindi la preghiera, quindi il ricordo, quindi la partecipazione al dolore e quindi eh, la presenza attraverso tutti gli strumenti che ci sono, ecco, quindi anche quelli appunto televisivi, virtuali, no? che però diventano strumenti di questa vicinanza spirituale. Quindi io vorrei invitare, per quanto è possibile, a sintonizzarsi sul canale 195 nelle prossime occasioni, quindi in particolare eh, venerdì di questa settimana, eh, celebreremo la Via Crucis in Duomo e la verrà trasmessa così come anche eh, martedì di set della settimana. Poi invece la messa della domenica sarà alle 11 e anche questa dal Duomo è sempre accessibile eh, sul eh, canale 195. Ecco, quindi queste sono eh, occasioni per almeno vedersi a distanza, ma in realtà sono qualcosa di più, sono strumenti per sentire che formiamo un'unica chiesa, che camminiamo eh, nella sola strada giusta, quella di Gesù, e che vorremmo arrivare a far Pasqua. Siamo qui vicino al Duomo, lo vediamo, anche sul portale della diocesi, naturalmente in streaming vi sarà trasmissione di Via Crucis e delle messe proprio dal Duomo di Milano, dalla sua cattedra. Sì, ecco, il Duomo è la casa di tutti i milanesi e perciò queste celebrazioni saranno realizzate lì e trasmesse con tutte le possibili eh, possibilità di accesso che sono state ricordate proprio dal Duomo, ecco, quindi vorrei eh, vederlo mh, tanto pieno di gente che canta, che prega, in realtà lo vedo vuoto, ma i santi che sono sulle colonne, sulle guglie e i santi che sono in tutta la diocesi e i, tutti i fratelli e le sorelle lo riempiono spiritualmente, quindi vi aspetto per condividere la preghiera anche in queste giornate anche in questo cammino verso Pasqua. Ecco questo l'invito dell'arcivescovo che naturalmente facciamo nostro e che ringraziamo, abbiamo sentito messe in duomo e bene è stata celebrata per chi ci ascolta in diretta di giovedì proprio ieri eh, nella solennità dell'annunciazione, la celebrazione eucaristica per tutti i defunti, celebrazione di suffragio per i defunti a causa della pandemia. Il suffragio per tutti i fedeli defunti durante l'epidemia che si fa preghiera corale seppure a distanza attraverso i media. La messa in assenza dei fedeli tra le navate del Duomo, silenziose e completamente deserte, con l'arcivescovo e solo due concelebranti, il vicario generale, Monsignor Franco Agnesi, e l'arciprete della cattedrale, Monsignor Gian Antonio Borgonovo. Tutto parla, nella solennità dell'annunciazione, del momento terribile che stiamo vivendo, come cristiani, comunque, con speranza e la fede che fu peculiare di Maria, con il suo sì ai progetti del Signore. Una speranza che torna nell'omelia. In Maria troviamo il modello di come vivere i giorni della festa e i giorni del lutto, i giorni della fatica e i giorni del riposo. L'invocazione che il Signore mandi appunto al suo angelo dell'annunciazione come luce. Abbiamo bisogno di un'annunciazione, di un angelo che entri nelle case della solitudine smarrita, della convivenza noiosa, della frustrazione prolungata, del soffrire solitario, dell'impegno frenetico e logorante, del morire senza una mano che stringa. E ancora l'angelo dell'Annunciazione è per noi. Noi non abbiamo potuto stringere la mano nel momento estremo, non ci è stato possibile raccogliere le ultime confidenze, scambiare un bacio per perdonarci. Il pensiero ovviamente per chi non ce l'ha fatta a sopravvivere al virus, ma anche per tutti i morti dimenticati. Che in questo tempo non fanno notizia, che non fanno mai notizia, i bambini che non sono nati, chi era atteso e non è venuto e nessuno dà, sa dove sia, i morti che non sono pianti da nessuno, quelli che forse hanno vissuto soli e sono morti soli, quelli che non contano niente per nessuno. Per tutti rimane e risuona il principio della gioia, quel Signore è con te detto a Maria duemila anni fa e che è rivolto oggi a ciascuno di noi. Che siamo rimasti... Con le nostre domande, con il vuoto dell'assenza dei nostri cari, che non siamo riusciti a dare aiuto, che non siamo stati capaci di guarire, non abbiamo potuto dire le parole per consolare, non abbiamo potuto dare l'ultimo bacio per dire addio, arrivederci. Poi le litanie dei defunti. San Michele. L'Eucaristia a cui i fedeli sono invitati a partecipare recitando la preghiera della comunione spirituale, la benedizione dell'Arcivescovo con ancora parole di vicinanza. Continuiamo a perseverare nella preghiera, invochiamo l'intercessione di Maria per poterne imitare la fede, desideriamo portare il nostro conforto con tutti i mezzi possibili a chi soffre. A chi li cura, a tutti coloro che sono nella prova. Fin qui l'arcivescovo. Dovremmo avere ora in collegamento via Skype il dottor Alberto Cozzi, che è ecco lo vedo. Ora eh, buongiorno, buongiorno, buongiorno caro. Eh, che è, dicevo, il presidente dell'Associazione dei Medici Cattolici Italiani per la sezione di Milano. Cozzi, senta, la situazione dei medici, lo sappiamo, ma anche di tutto il personale sanitario, è precaria, ma la generosità è tantissima. Ecco, dal suo osservatorio privilegiato, come vede il momento? Ah, io confermo quello che ha appena detto. La generosità è immensa, la dedizione è davvero distribuita uniformemente chi in primissima linea nelle trincee proprio delle rianimazioni, delle terapie intensive, chi nei vari reparti degli ospedali, gli ospedali sono stati tutti eh, coinvolti completamente trasformando i singoli reparti in reparti eh, di eh, Covid positivi, quindi c'è stata una riorganizzazione interna molto difficile, sia sul territorio... Dove la platea grande dei mille medici di, di, di medicina generale cerca di fare il massimo che può. Ecco, in questo massimo c'è riconoscimento? Forse questa sarà anche l'occasione per cui uno degli sport nazionali mi permetta di dire così: parlare male della sanità verrà meno, proprio perché l'esempio è grande. Ma vede, eh, anch'io sono dell'idea che in questo momento eh, non bisogna eh, fare polemiche inutili, ma bisognerà eh, molto pensare a questo momento che ci sta insegnando molte cose sul prossimo futuro. Il prossimo futuro di una riorganizzazione del sistema sanitario è ineludibile, perché abbiamo visto delle omissioni, delle colpe, delle lungaggini a distanza di un mese. Uh, I medici di medicina generale uh, hanno faticato e solo da pochi giorni hanno in mano delle mascherine perché il comune di Milano a partire dal sindaco ha voluto darle, perché uh, l'ASL la, era in carenza e dava delle mascherine chirurgiche poche e, e, e non sicuramente in linea con uh, e, e i protocolli. Quindi quanti medici si sono dedicati a mani nude? e ancora oggi lo fanno con grande generosità. Ecco, polemiche no, ma pensieri molto intelligenti in cui i medici debbano nel futuro essere ascoltati piuttosto che lasciare in mano la palla ai politici, questo sarà molto molto importante. L'arcivescovo ha voluto proprio eh, pochi giorni fa eh, mandare idealmente, inviare una lettera. Nelle situazioni, nel dolore generale, ancora più difficili, come coloro che vivono nelle RSA, quindi disabili, anziani e quelli che li curano. Mi ha colpito la frase finale. La benedizione di Dio non rende la situazione più facile, neppure un'assicurazione contro il contagio, ma è una dichiarazione di alleanza. Lei è presidente dei Medici Cattolici di Milano. Come cristiano, cosa direbbe? Ma guardi come, come cristiano dico il, un, un, un sentimento di grande vicinanza eh, umana e, e di, eh, nello stesso tempo di grande affidamento a, a, a Dio Padre perché assista tutti in quest'opera eh, e ci provi a consolare. Le, la, la parola, la parola con la P maiuscola è quella di cui abbiamo bisogno per, per, per darci una speranza, per rigenerarci in, ogni giorno in questa difficoltà. Gli anziani e la grande popolazione anziana, che sappiamo essere quasi un quarto della popolazione italiana, eh, ci preoccupano tantissimo, quelli confinati nelle singole abitazioni e eh, fatichiamo a seguirli, siamo attaccati al telefono costantemente. E quelli dell'RSA che eh, rischiano di essere lazzaretti, dove certo. il personale è poco e dove eh, faticano tutti a, eh, a evitare che un contagio si diffonda. Anche oggi io ho ricevuto una notizia drammatica dal Palazzolo. 10 nell'ultima settimana, come mai? Tutti in un colpo solo, in giro di pochi Beh, giorni Beh certo, è ovvio perché c'è persone anziane e c'è la diffusione facile del virus. Ecco, un'ultima parola per concludere. Sì. In un'altra lettera all'arcivescovo che ha scritto il 18 ottobre, proprio a tutti voi eh, medici, stimato e caro dottore, dice in tempi non sospetti prendetevi cura dei pazienti, come è ovvio, state dimostrando, ma prendete... Anche cura di voi, è anche un po' il mio auspicio perché siete importanti. Sì, sembra che quasi il nostro arcivescovo abbia da. da, da... Da, da profeta di, di, di speranza abbia voluto dare delle parole chiare a tutta questa popolazione medica e sembra quasi un segnale della provvidenza che l'abbia voluto dire in un momento che ha anticipato di pochi mesi questa emergenza. Noi lo sentiamo molto vicino, molto vicino il nostro Arcivescovo e tutta la Chiesa Ambrosiana e insieme a noi eh, cerchiamo naturalmente di, 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 di lavorare, molto uniti. Ecco, abbiamo. Molto bisogno di essere un corpo medico unito, unico, in alleanza anche con la Chiesa. La ringrazio molto Alberto Grazie Cozzi, che è presidente dell'Amci, dell'Associazione dei Medici Cattolici di Milano. Esatto. Grazie ancora. Grazie a voi. Buon lavoro. Grazie. Grazie. Ecco, dicevamo, parlavamo di strutture naturalmente ospedaliere, parlavamo di RSA, parlavamo di situazioni complesse. Ebbene, proprio nella festa sempre dell'annunciazione l'Arcivescovo ha voluto recarsi al policlinico. Fra l'altro la proprio Maria eh, Annunciata è la patrona del Policlinico di Milano e l'arcivescovo è il parroco, pochi lo sanno, del eh, Policlinico. Eh, mercoledì 25 marzo, quindi alle 15, Monsignor Delpini stiamo vedendo delle immagini. Si è recato in ospedale, accompagnato dai cappellani, li abbiamo visti prima e ha portato il Santissimo Sacramento tra le mani nei viali dell'ospedale. Abbiamo voluto in qualche modo chiudere con questa immagine emblematica: il ponto soccorso, spoglio. Abbiamo deciso di non mostrare le immagini comunque della benedizione anche delle bare, davvero forti e toccanti. La processione è stata accompagnata dal suono delle campane, come il vescovo Mario chiede a tutti i parroci di suonare spesso, è stato un suo appello e anche questo vogliamo ripetere. Adesso è tutto per questa nostra prima parte, ma torniamo tra pochissimo con un altro collegamento Skype. Importante, i volontari, la Caritas, tra poco. Eccolo qua. intanto come mi hai suonato il campanello bio adesso. Sono un secondo che dico di tornare più tardi, no? Tutti che entrai e aspettate. Sì, sì, sì. ah, eh, hai eh, eh. eh. allora, bisogno di parlare con una persona a me, ok? Sì. Bene, così, così. Perfetto, sono qua. Ben ritrovati nei nostri studi. Abbiamo sentito poco fa la testimonianza del Presidente per la sezione di Milano dell'Associazione dei Medici Cattolici Italiani. Ora siamo collegati con diciamo così colui che in questo momento rappresenta altre figure importantissime e cioè il mondo del volontariato, il mondo nello specifico anche di Caritas Ambrosiana ma attiva sul territorio. Ecco Ben arrivato Stefano Bosi. Buongiorno. Ecco, ci può raccontare lei chi è, cosa sta facendo, dove sta operando? Allora, io sono Bosi Stefano, sono un, un, un operatore sociale della cooperativa Filodarian, che è una cooperativa promossa da Caritas Ambrosiana, ma nello specifico sto lavorando per un'associazione che si chiama ONUS che è voluta da un paio d'anni dalle parrocchie del territorio Forlanini, ma che porta avanti l'eredità dei servizi di prossimità della Caritas De Canale. I servizi di prossimità sono nati per far fronte alle esigenze delle persone anziane e fragili del quartiere, in particolare delle case eh, bianche di Via Salomone, ma anche poi di tutto il territorio. In questo periodo specifico e molto delicato... Stiamo facendo fronte a tutte quelle situazioni che già erano fragili per via della solitudine e di una mancanza di una rete sociale, ma il problema si è acuito proprio in questo periodo. E quindi stiamo continuando a fare il nostro lavoro in un modo un po' più particolare, ecco. Diciamo così. Ecco, lei ha citato le Case Bianche di Via Salomone, sappiamo quanto siano un quartiere problematico, ricordiamo che proprio tre anni fa. Era il 25 marzo, il Papa volle iniziare da qui la sua visita a Milano, esatto. Papa Francesco. Quindi problema su problema. Nello specifico come operate? Portate magari eh, cibo a persone anziane? Aiutate? È mm. eh, così. Noi abbiamo istituito una... abbiamo continuato a portare avanti la... un'apertura un di uno spazio di segreteria con un numero telefonico a cui le persone si possono rivolgere tutte le mattine dalle 8.30 al mezzogiorno e presentare delle richieste. Stiamo ricevendo richieste di ritiro ricette e acquisto farmaci da portare poi al domicilio acquisto di generi alimentari, eh, proprio perché le persone anziane non possono e non devono uscire, devono assolutamente stare a casa e anche qualche aiuto, qualche consiglio. Tra l'altro noi, siccome come servizi di prossimità seguiamo nell'arco dell'anno circa un centinaio di persone e nello specifico anche un 25 anziani che partecipano all'attività di socializzazione, Abbiamo messo in campo un monitoraggio telefonico settimanale con Giorgio Sarto che è un po' l'animatore dei servizi di prossimità che è a casa perché anche lui è anziano, ma sta facendo le telefonate a tutti gli amici eh, dello spazio anziani Salomone e anche al nostro animatore geriatrico abbiamo dato questo incarico. Quindi in questo modo qua riusciamo a mantenere i contatti con circa un centinaio di persone. Eh, invitandoli appunto a stare alle prescrizioni del governo ma anche chiedendogli se hanno bisogno di contattarci al numero di telefono nostro della segreteria. Età media delle persone che seguite? Over 65. Tutto. Per la maggior parte sono tutti anziani. Ecco, invece eh, la Pastorale Giovanile, la Fondazione degli Oratori Milanesi, naturalmente d'accordo con Caritas, ha detto ai giovani fate volontariato, naturalmente nel rispetto, lo voglio ripetere, totale delle regole, non si tratta di uscire tanto per uscire, andare a fare gruppo, ma... Fare un servizio e quindi i giovani possono impegnarsi anche loro nella consegna della spesa o dei farmaci a domicilio, prendendo contatti con le caritas parrocchiali. Ecco, voi avete qualche giovane impegnato in questo volontariato? La cosa che ci ha piacevolmente sorpreso è che da quando è venuta fuori questa emergenza abbiamo un po' sparso le voci nelle parrocchie del territorio e abbiamo raccolto. Un discreto numero si parla di circa una ventina di persone a dire la verità non giovanissime, nel senso non neo tranne qualche caso, ma più giovani adulti, okay, Quindi studenti universitari e persone adulte, che hanno dato la loro disponibilità. Magari nella pausa pranzo, qualcuno magari lavora a casa con lo smart working, quindi ha un, gode di una certa flessibilità e la mette a disposizione. Qualcuno è un insegnante e quindi è a casa, per forza di cosa, qualcuno è uno studente e sta seguendo le lezioni online ma ha comunque del tempo. La cosa interessante è che si stanno mettendo a disposizione e stanno dimostrando un bello entusiasmo e anche una buona competenza a livello comunicativo, a livello organizzativo e gestionale. Bene in fondo la competenza che create sul territorio voi, volontari, ma le ollus. E poi penso, non so, all'esperienza estiva, ormai eh, quasi decennale decennale di personal shopper per portare quando le città sono deserte per i mesi estivi, appunto il cibo agli anziani. Insomma, è la grande eccellenza Caritas. Io ringrazio lei, Stefano ringrazio Bosi e attraverso lei, tutti coloro che si rendono generosamente presenti nel quartiere Follan ma in tutta la città di Milano e in tutta la diocesi grazie arrivederci a presto Ciao. ecco fin qui avete capito abbiamo voluto darvi così una panoramica molto virtuale di due punti cardine i medici e gli operatori attivi nel volontariato attraverso la rete Caritas, ma non solo, perché poi avete capito tutto si intreccia in questo momento ed è giusto così, si fa rete. E nasce anche uno strumento importante, infatti è un aiuto per sostenere coloro che in questo momento a causa del coronavirus hanno perso il lavoro. Si chiama Fondo San Giuseppe, proprio perché è stato istituito nel giorno di San Giuseppe. Le info sono reperibili allo stesso indirizzo del Fondo Famiglia Lavoro che tanto bene ha fatto nel momento drammatico della crisi dal 2008 a oggi. Si fa sapere che il Fondo San Giuseppe è istituito dall'Arcidiocesi di Milano in collaborazione con il Comune di Milano. Dice il direttore di Caritas, eh, Luciano Gualzetti, che abbiamo avuto ospite graditissimo la settimana scorsa, abbiamo deciso di creare un fondo speciale per esprimere la nostra nostra prossimità e offrire un pronto soccorso a coloro che a causa dell'epidemia non hanno alcuna forma di sostentamento. A questa decisione si è giunti anche per l'incoraggiamento però del sindaco Giuseppe Sala, sindaco di Milano, che ha deciso di contribuire a questo fondo con risorse dell'amministrazione comunale e di donatori che hanno versato alcuni contributi allo scopo. Il fondo parte già con una dotazione di due Milioni di euro e grazie appunto al contributo offerto dal Comune di Milano, altri due milioni di euro, metterà quindi a disposizione già 4 milioni di euro. Il fondo realizzerà i suoi obiettivi, naturalmente, però, grazie ai cittadini che vorranno rendersi presenti con loro offerte, ovviamente chi può molto può dare molto, eh, però sono gradite anche offerte piccole, esattamente come è stato per il Fondo Famiglia Lavoro. Hanno eh, contribuito grandi realtà, Fondazione Cariplo e eh, veramente tante, tante strutture, ma hanno contribuito le parrocchie, i cittadini, i singoli. Il fondo San Giuseppe verrà affidato, come ben si capisce a Caritas Ambrosiana, che lo gestirà grazie appunto agli operatori e ai volontari dei distretti stessi del fondo Famiglia Raboro, riprendendo oltretutto le modalità stabilite per la prima fase del fondo, quella drammatica, quella che volle il cardinale Tettamanzi. Per accedere alle aiuti e alle domande, ve lo abbiamo mostrato www. FondofamigliaLavoro.it e comunque se eh, entrate nel sito della Diocesi di Milano, www.chiesadimilano.it o della Caritas www.caritasambrosiana.it trovate tutto. Bene, adesso diciamo così, tiriamo un poco il fiato, perché la bellezza è sempre importante, poi la bellezza salverà il mondo. E allora vi portiamo all'interno della casa arcivescovile dove già abbiamo realizzato l'intervista con l'arcivescovo che vi abbiamo proposto a inizio trasmissione per un quadro di grandissime dimensioni e sconosciuto perché sono stanze ovviamente, ovviamente non aperte al pubblico. Questo dipinto, che da pochissimo tempo è in questo luogo in Curia Arcivescovile, è di Alessandro Varotari, detto il Padovanino, un pittore padovano appunto del Seicento. È un dipinto che ha una storia strana e abbastanza travagliata. Realizzato per una chiesa di Venezia, Santa Maria Maggiore, nel 1618, tutto sommato poco tempo dopo la sua realizzazione, a fine Settecento, fu... Indemaniato, acquisito dallo Stato e destinato alla Pinacoteca di Brera che a fine Settecento e ancor più ai primi dell'Ottocento si andava qualificando come la grande Pinacoteca nazionale, per cui da tutti i territori conquistati da Napoleone e anche Venezia lo era, eh, i dipinti ritenuti più importanti venivano mandati a Milano. Questo dipinto, però, è 5 metri e 10 x 5 metri e 70 con dimensioni difficilmente compatibili con quelle pur monumentali dei saloni allora a disposizione della pinacoteca. Molto presto dunque, nel 1828, venne dato in deposito a chi grandi spazi aveva la chiesa di San Simpliciano a Milano, poco distante da Brera, dove restò fino al 1978, quando fu ritirato nell'ambito di una campagna condotta dall'allora soprintendente Carlo Bertelli di recupero delle opere che erano fuori e venne riportato a Brera dove è sempre stato una sorta eh, di eh, ospite non perfettamente a suo agio. Infatti gli unici spazi adeguati per accoglierlo erano i grandi saloni napoleonici dove però c'erano soltanto opere del 1500 al massimo. Io vi ho detto che questo è del 1618 e quindi era al di fuori del percorso abituale eh, e del percorso più logico storico-artistico. In questi mesi si sta ripensando nuovamente l'assetto e il racconto della Pinacoteca che viene reso, per quanto possibile o comunque sono queste le intenzioni, pulito, comprensibile, senza salti e allora il nostro povero padovanino ancora una volta si trova... A disagio. All'interno di tutti i lavori di spostamento e di risistemazione si è deciso di cercare un luogo dove un'opera così grande, così monumentale, anche così di qualità, potesse venire valorizzata senza occupare uno spazio all'interno del museo in cui eh, finiva per essere poco parlante, proprio perché al di fuori di un discorso storico. Siamo stati fortunati ad avere la disponibilità dell'Arcidiocesi che ci ha dato a disposizione questa sala, assolutamente adeguata in termini di monumentalità. <ride> storia molto particolare. Siamo nel 911 d.C. Le truppe di Rollone il Camminatore, il duca di Normandia, che stanno conquistando, grazie a soldati di ventura scandinavi, aveva soldato i celebri ferocissimi vichinghi, stanno conquistando lentamente i territori di Francia e assediano Chartres, allora nota col nome latino di Carnutum. La città stava per soccombere, ma dagli spalti, e lo vediamo nel dipinto, discende l'arcivescovo Gantelmo sventolando la più importante reliquia che era conservata nella cattedrale. Reliquia regalata da Carlo Magno al figlio Carlo il Calvo, che l'aveva regalata a Chartres: il cosiddetto velo della Vergine. Quella che in realtà, secondo la tradizione, era la camicia di lino sottilissima che Maria avrebbe indossato nel momento dell'incarnazione. Quindi una reliquia di straordinaria importanza e di straordinario significato simbolico, che in parte è ancora conservata a Chartres in una delle cappelle del Tornacoro. Padovanino rappresenta esattamente questo momento, che è tutt'altro che frequente nell'iconografia, il momento in cui l'arcivescovo sventolando quella che il pittore dipinge veramente come una camicia rosata, mette in fuga l'esercito nemico. E lo mette in fuga in modo drammatico. In questo dipinto così ricco di movimenti, Padovanino mette a frutto tutta la sua cultura ancora giovanile, quando l'ha dipinto aveva circa 30 anni, era tornato da poco da Roma e fonde insieme la tradizione veneta. A sinistra vedete un bellissimo cavaliere che regge una gigantesca bandiera che discende diretto da Tiziano. Come da Tintoretto discendono le sciabolate di luci che accendono le armature e le armi, ma davanti vediamo una serie di nudi di cadaveri o di soldati che derivano direttamente dagli affreschi di Annibale Carracci a Roma. Quindi un'opera di straordinario aggiornamento. Ah, In un'epoca in cui tutti i musei cercano di essere attrezzati per visite virtuali delle loro sale, noi abbiamo voluto offrirvi questa visita virtuale a un grande dipinto che però non è visibile. Ora ci lasciamo per pochissimo, ma torniamo tra poco. Ben ritrovati nei nostri studi da cui usciamo subito per andare presso la cappella del centro del pontificio istituto delle missioni estere di Milano per la veglia di preghiera nella ventottesima giornata dei martiri missionari presieduta dall'arcivescovo a porte chiuse senza popolo. Ma noi c'eravamo. Ecco Una veglia particolare quella che si svolge presso il centro del Pontificio Istituto delle Missioni Estere di Milano nella ventottesima giornata dei Missionari Martiri. A presiedere il rito è l'Arcivescovo, cui è accanto il Superiore Gennel Pime, padre Lucio Bramasca. La piccola e sobria cappella, recentemente restaurata risuona così a porte chiuse di poche singole voci che rileggono brani del discorso tenuto da San Oscar Arnulfo Romero solo 50 giorni prima della sua tragica morte. Intervento in cui torna più volte la parola poveri, per la cui strenua difesa Monsignor Romero, arcivescovo di San Salvador, veniva ucciso 40 anni fa il 24 marzo 1980. Data appunto scelta per la giornata. E poi ancora si ascoltano le frasi tratte da una lettera del medico marchigiano Carlo Urbani, morto nel 2003 per restare accanto ai malati di SARS in Vietnam. E l'accorato messaggio, ma pieno di coraggio e speranza, dei vescovi della Nigeria per la quaresima 2020. Quando il padre Brambillasca legge i nomi dei 29 missionari uccisi nel 2019, quasi si tocca con mano il dramma del martirio. E si ripensa allora alle strane coincidenze della storia umana, sotto l'immagine della grande croce dorata, circondata da piccoli ritratti di alcuni martiri del Pime. Parte dei redi di quei padri che nel 1870 iniziarono il loro apostolato dalla regione di Henan e proprio dalla città di Wuhan. Siamo dunque autorizzati a pensare che i martiri, Prima di essere uccisi, e proprio perché ci fossero le condizioni per l'uccisione, prima fossero considerati impopolari, antipatici, addirittura pericolosi non solo per il potere costituito, ma anche per per il sentire popolare. Cristiani insopportabili talvolta per motivi diversi. Perché sono prepotenti, perché approfittano della loro posizione per un interesse personale o di parte, per la tribù, per il partito o perché commettono abusi. Contro di loro la reazione popolare può essere violenta fino all'uccisione, ma noi non li chiameremo martiri. Ma ci sono cristiani che risultano antipatici fino ad essere insopportabili proprio perché sono cristiani, sono i miti. Viene il giorno in cui, mentre tutta la classe o tutta la piazza sembra presa da una passione violenta e applaudono a un capo che promette gloria e ricchezza a prezzo della libertà e della vita degli altri popoli o persone, ecco allora questi tali, i miti, amici della vita tranquilla, allora alzano la mano, chiedono la parola e per quanto siano spaventati dicono io però. Non sono d'accordo, sono gli operatori di pace, sono gli assetati affamati di giustizia. Viene il giorno in cui, mentre spirano venti di guerra e si diffonde un ardore che contagia tutti e tutti sembrano entusiasti e dicono: sì, combattiamo la nostra guerra, recuperiamo la nostra terra, conquistiamoci un posto al sole, andiamo a prendere quello che ci manca, forza, andiamo a fare la nostra guerra. Allora gli operatori di pace si mettono di mezzo, alzano la loro voce per dire no alla guerra, la guerra è una inutile strage. Sono in una parola i martiri del e per il Vangelo. Si interessano di economia. Non perché amano gestire gli affari e far rendere i loro capitali, ma perché sentono dentro una ferita ogni volta che si accorgono che i ricchi sono abili nel diventare più ricchi e i poveri sono rassegnati a diventare più poveri, sono affamati, sono assetati perché non risparmiano critiche ai politici, agli economisti, ai sistemi scolastici malati di ideologia. Bene, fin qui l'arcivescovo. Ecco, ehm, se volete approfondire il tema, vi segnalo che l'integralità della Veglia che eh, Chiesa TV ha trasmesso in diretta Martedì sera è comunque eh, rintracciabile su YouTube della, del sito della Diocesi di Milano. Lo ripeto ancora una volta: www.chiesadimilano.it e troverete anche sul portale eh, della Diocesi l'intervista col Superiore Generale padre Ferruccio Brambillasca proprio su come oggi. Sono, eh, diciamo, questi martiri, per la maggioranza laici e questo è un segnale purtroppo tragico, ma che ci sembra particolarmente importante proprio in questo minuti giunge un comunicato del vicario generale, Monsignor Franco Agnesi, sulla celebrazione della settimana autentica. È un documento molto articolato, eh, diverse pagine, affronta molti ambiti differenti e molte situazioni differenti e quindi accogliamo diciamo, una sua suggestione dicendo che va approfondito. Cercheremo di parlarne naturalmente con ben altra eh, profondità. La Settimana prossima, ma nel documento c'è questa bella. Frase, la Pasqua verrà, lo ha detto l'Arcivescovo, lo ripete in tutte le sue lettere, nelle sue benedizioni, ne siamo convinti. E proprio per prepararci al meglio, voglio ricordarvi per chi ci ascolta in diretta di giovedì, che domani, venerdì, eh, giorno 27 marzo, eh, sarà trasmessa dal Duomo di Milano alle ore 21, la Via Crucis, che originariamente era stata pensata per la zona pastorale Quarto. E eh, poi domenica, come ha detto anche l'arcivescovo in apertura, la messa in duomo della quinta domenica di Quaresima alle ore 11. Ci lasciamo e lo faremo sempre finché dura questo momento con la sigla, ma prima il, non abbiate paura dei ragazzi della Scuola Cantorum del Duomo di Milano. Arrivederci, torniamo la settimana prossima. Ciao. Questo programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia.